Bentornati in un nuovo video, io sono Noemi, per chi di voi non mi conosce, e oggi vi volevo mostrare lo shopping che ho fatto online su Tezenis, Asos e Quanticlo. Quanticlo mi dovrebbe arrivare a minuti e quindi spero di riuscire a inserirlo nel video. Casomai, se non arriva e io finisco di registrare, lo troverete sicuramente nelle mie storie in evidenza nella sezione outfit di Instagram. Trovate come sempre il link qui sotto nell'info box. Allora, parto col farvi vedere quello che ho acquistato da Tezenis, poi vi metterò, adesso non so se qui o qui, la foto presa appunto da internet, perché mettermi a indossare i capi non è una cosa fattibile con due bambini piccoli, di cui uno a casa malato che dovrebbe essere lesino, in realtà è giù, e l'altro che sta dormendo e si dovrebbe svegliare a momenti. Allora, la prima maglia che vi mostro è questa qua, presa su Tezenis, che indossavo nell'ultimo video che vi linkerò qui, un video molto spiacevole purtroppo, però se volete appunto vederla indossata da me, questa è la maglietta, ha lo scollo a barchetta, è tutta, non so se riuscite a vedere, glitterata, e di questo bellissimo colore molto primaverile. Veste un pochino corta e quindi sta molto bene con dei pantaloni a vita alta. Altra maglia sempre di Tezenis è questa qui, sempre con scollo a barchetta, con questa trama a costine, sempre tutta glitterata, dello stesso colore identico, anche se nel sito sembrava diversa di quella che vi ho appena fatto vedere. Questa qui invece è un po' più lunga e ha lo spacco laterale e veste anche molto più morbida, mentre quella che vi ho appena fatto vedere è molto più aderente. Altra maglia acquistata sempre su Tezenis è questa, che nel sito il colore dovrebbe essere verde, dicono verde, in realtà è questo celestino, sempre a costine. Anche questa veste abbastanza aderente e ha sempre questi glitterini. Questa maglia la indosso in questo video che vi metto qui sopra, e anche questa molto bella. Non tengono caldo, sono appunto capi secondo me primaverili, anche se la trovate nella sezione saldi. Passiamo ora ad Asos. Su Asos ho preso questo paio di pantaloni in questo lavaggio molto chiaro, sono modello skinny a vita bassa e sono elasticizzati, quindi purtroppo dopo qualche ora che li indossate tendono a scendere, quindi vi consiglio, se siete interessati all'acquisto, di portarli con una cintura o magari prendere una taglia un po' più piccola. Ecco, una cosa che mi piace tantissimo di Asos è che, inserendo le vostre misure, quindi altezza e peso, loro vi consigliano quale taglia di quel modello è più consona per voi. E io mi sono trovata benissimo, perché i capi appunto vestono perfetti. Poi ho preso un altro paio di pantaloni, questa volta sono bianchi, sono sempre dei jeans bianchi, modello sempre vita bassa, con queste cuciture a contrasto. Anche questi vestono molto bene, non sono skinny, restano un po' più larghini in fondo e arrivano perfettamente alla caviglia. Anche questi molto molto belli. Poi sempre su Asos ho preso questo vestitino che mi vedete indossato, che ha questa particolarità, ha questa fascia azzurra, la manica azzurra, e poi è nero, è in maglina, quindi resta molto aderente, anche se non segna, perché appunto è molto morbido. Arriva ad altezza appena appena sopra il ginocchio ed è veramente comodissimo. È molto leggero, però allo stesso tempo rimane caldo e mi piace tantissimo. Piace molto anche a mia mamma, che di solito complimenti in merito ai miei vestiti li fa raramente, tanto che lo voleva prendere anche lei. Molto 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 bello. Ultimo acquisto Asos è questa maglia bianca bellissima. Adesso vedo se riesco a farvela vedere. È una sorta di rettangolo larghissimo con le maniche a pipistrello, che indossata è veramente l'amore. È molto calda, veste cortina, quindi anche questa sta molto bene con un pantalone a vita alta.
E comunque lo vedrete molto bene qui nelle foto che vi metto a fianco, perché sicuramente rende meglio l'idea vederla indossata appunto sulla modella. Però vi ripeto, affidatevi alla guida Letaglie di ASOS, perché non sbaglia assolutamente. Poi su ASOS, tempo addietro, avevo preso un altro paio di pantaloni, che appunto non fa parte di questi acquisti, ma li ho sempre presi con i saldi, quindi ve li faccio un attimo vedere. Ecco qua, questi sono appunto i pantaloni, che come vedete hanno un lavaggio più scuro e qui sono un po' smacchiati, va bene, smacchiati, scusate, non sono del mestiere, quindi non so la terminologia esatta. Comunque il modello è Farlite, quindi vestono a vita alta e sono un po' più corti, cioè arrivano un po' sopra la caviglia, quindi da portare o con una sneaker bassa oppure anche con una scarpa con il tacco, per renderli un po' più eleganti, insomma. Passiamo ora alle scarpe. Queste appunto le ho prese in negozio, sono di Laura Biagiotti. Il prezzo era di 74,99 euro, io l'ho pagate con il 30% di sconto. Allora, questa è la scarpa, ho voluto prenderne una un po' più elegantina da portare quando appunto esco, perché io sono passata a scarpe basse, stile maschiaccio proprio, o anfibi, scarpe da ginnastica, perché appunto dopo due gravidanze non sopporto più nulla. Anche se queste, devo dire, sono molto comode pur avendo il tacco, perché rimangono abbastanza aderenti, quindi il piede e la caviglia vi rimangono ben fermi. Ha tutti questi glitterini con questo nastrino qui a fianco, il logo appunto di Laura Biagiotti, e come vedete le ho indossate una sola volta per ora, perché non ho avuto ancora occasione né voglia di trovarmi sopra dei tacchi, anche se continuo ad acquistarli. Sono molto molto belle. Ecco, ora aspetto che il signor Quanticlo mi porti le mie scarpe per potervele mostrare, e poi il video si concluderà così. Non ho nient'altro di nuovo, o meglio, ho fatto parecchi acquisti sempre da Tezenis, però ho già utilizzato tutto e lavato tutto, e quindi non ve lo faccio vedere. Tanto poi su Instagram li vedete indossati giornalmente, perché io ormai vesto solo ASOS e Tezenis, qualcosa di Terranova così in una lì, però per lo più appunto Tezenis. Mamma mia, scusate il fiatone, ma ho appena fatto tre rampe di scale. Sono arrivate, eccole! Le apro con voi. Allora, qui c'è uno sconto del 15% e io ho appunto usufruito già dello sconto, perché c'era una promozione in corso quando le ho acquistate. Qui c'è la carta. Come sono impacchettate. No, vabbè, ragazze, cioè io le stavo cercando da tantissimo, fatte così. In realtà le volevo chiuse, ma questo è lo stivaletto, che ha appunto questa apertura qua davanti. Infatti mi sa che li prenderò anche in rosso e in beige, perché questo modello è una cosa meravigliosa. Ecco ragazze, quindi il video si conclude qui. Questo è stato il mio shopping, e vi metterò sempre qui sotto nell'info box tutti i link diretti ai prodotti che avete visto appunto nel video. Io spero che vi sia piaciuto. Adesso le provo subito immediatamente, visto che ho anche messo il vestitino per l'occasione. E niente, ci vediamo con il prossimo video. Un bacio, ciao!